Tripoli, capitale della Repubblica Popolare Libica. Durante gli anni della dominazione coloniale fascista, Tripoli era considerata la capitale oltremare dei possedimenti italiani in Africa settentrionale. Le truppe italiane erano entrate in questa città nel 1912, dopo la guerra contro la Turchia. Mussolini chiamò questo paese la nostra quarta sponda sul mare Mediterraneo. Trasformò Tripoli in una città elegante e ricca. Il regime fascista mandò sulla quarta sponda i contadini poveri italiani con il miraggio della terra promessa. Ne arrivarono più di 120.000. In questa fantastica residenza dalle cupole d'oro abitò l'ultimo governatore in Libia, Italo Balbo. Qui, il 10 giugno 1940, arrivò la notizia che l'Italia era entrata in guerra. Stiamo percorrendo l'autostrada che unisce Tripoli all'estremo est della Libia, al confine libico-egiziano. La larghezza di questo nastro asfaltato, la sua carreggiata, durante la Seconda Guerra Mondiale era molto più limitata rispetto ad ora, al massimo poco più di un terzo. Tuttavia era l'unica strada di comunicazione da Tripoli verso est e anche da Tripoli verso il confine tunisino. Era stata fatta costruire da Italo Balbo durante gli anni del suo governatorato in Africa settentrionale italiana ed era stata battezzata Via Balbia. Prima della costruzione di questa arteria non esistevano grandi vie di comunicazione né in Tripolitania, né in Cirenaica, né in Marmarica. La Via Balbia univa le principali città libiche sulla fascia litoranea, dopo Tripoli, Misurata, Leptis Magna, Sirte, Agedabia, Bengasi, Derna e infine Tobruk e Bardia. La Via Balbia venne usata nelle prime settimane di guerra per trasferire le grandi unità, le compagnie, i battaglioni ad est, verso il confine libico-egiziano. E quindi nelle prime settimane di guerra transitarono per la Via Balbia colonne intere di automezzi, di carri armati, di grandi unità. Poco tempo prima dell'entrata in guerra italiana ha luogo la più grande parata dell'impero di fronte alla popolazione di Tripoli. La grande parata è stata organizzata da Balbo in onore dell'alleato tedesco, rappresentato da un ospite d'eccezione, il maresciallo dell'aria Hermann Göring. Alla data del 1 giugno, Balbo comanda su 140.000 nazionali e 30.000 coloniali. Tra le formazioni che hanno sfilato dinanzi all'ospite si notava uno speciale reparto di paracadutisti libici. Ma dietro la facciata c'è un'altra realtà. Particolarmente gravi sono le deficienze di materiale bellico. Tutta l'artiglieria esistente in Libia al momento dell'entrata in guerra è ancora quella prodotta per la Prima Guerra Mondiale. Il genio ha partecipato alla rivista con i suoi automezzi, sui quali sono impiantate potenti stazioni radio. Sono insufficienti gli automezzi, 8.000 in tutto. Per i trasferimenti delle grandi unità si ricorre a ditte private di trasporto. I carri leggeri sono insufficienti per le divisioni di rinforzo. Dei tanto sospirati 100 carri medi M11, attesi per maggio, ne sbarcheranno a Tripoli, in luglio, alcune decine, in gran parte difettosi e scadenti nell'armamento. La grandiosa rivista è stata chiusa dai magnifici reparti di cavalleria libica e di mearisti, che preceduti dalle loro caratteristiche fanfare hanno offerto un superbo spettacolo di pittoresca vivacità e di ardore guerriero. Con l'autorizzazione del Ministero della Cultura libico, siamo andati a Tobruk per filmare ciò che resta di quella che, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu la piazzaforte più difesa in Africa settentrionale e il campo di battaglia di disperati e logoranti assedi. Ma a Tobruk le autorità militari hanno detto no. Tobruk resta ancora oggi una piazza chiusa agli obiettivi delle telecamere. Solo poche istantanee fotografiche sono l'eccezionale documento visivo della cittadina e della vasta area desertica che circonda il centro abitato. In queste distese a perdita d'occhio di terra rossa erano sistemate le opere difensive. I cespugli, i camminamenti, le buche, i ciglioni, gli uadi erano per i soldati gli unici rifugi offerti dal terreno.
A Tobruk, i soldati italiani morti sul campo di battaglia non riposano in un cimitero. Le spoglie di chi ha potuto avere sepoltura sono state portate in Italia. Qui sono raccolti i caduti del Commonwealth britannico, indiani, neozelandesi, australiani. Tobruk, questo nome quante volte si ripeteva, Tobruk. E io che ero nato in una città di mare, delle volte mi mettevo sul ciglione, cercavo di dimenticarmi tutti gli episodi umani della guerra, che chi c'è stato e chi ci va è costretto a incontrarli, a subirli, a parteciparli. E cercavo di vedere laggiù, a 2-3 chilometri e mezzo, se mi riusciva dal deserto marmarico, da quel grigiore impietrito e delle volte plumbeo, intravedere un grigio che si tramutava nel celeste del mare. 11 giugno 1940. Solo 150 chilometri separano Tobruk dal confine tra Libia ed Egitto. Verso l'ora del crepuscolo, alcune autoblinde dell'undicesimo reggimento Ussari inglese infrangono i reticolati e penetrano nelle linee italiane. Con rapide incursioni che sconcertano i comandi italiani, gli inglesi assaltano i presidi di confine e poi spariscono. La reazione italiana arriva tardi o è insufficiente. Tuttavia, alle spalle c'è Tobruk. Qui i comandi si sentono ben protetti dalle artiglierie, dai fossi anticarro, dalle aree minate della vasta piazzaforte. Inoltre, all'ancora nelle acque del porto, vi è un vero e proprio forte galleggiante, l'incrociatore corazzato San Giorgio, con i suoi grossi calibri e le sue batterie contraeree. Ero sottotenente di vascello, addetto alle artiglierie contraeree dell'incrociatore corazzato San Giorgio, posto in posizione opportuna nella rada di Tobruk per la condotta del tiro navale e in funzione subordinata come maglia del tiro antiaereo della difesa della base navale. All'inizio del conflitto fui invece inviato direttamente alla Torretta San Giorgio. La Torretta San Giorgio era una stazione di direzione del tiro a terra, in quanto la nave, per il suo tiro navale contro unità nemiche, non disponeva di una visibilità diretta. Questa direzione del tiro a terra era quindi l'occhio della nave. Il nostro principale compito e la nostra principale preoccupazione furono i bombardamenti in quota aerei, che si susseguirono incessantemente per mesi, 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 costringendo questo equipaggio che non vedeva mai la terra, che non rientrava mai in patria, che non vedeva le proprie famiglie, a un sacrificio veramente, veramente commovente. Le improvvise incursioni nemiche nei primi giorni di guerra fanno ritenere possibile un'imminente offensiva su Bardia e Tobruk. Dal suo quartier generale a Tripoli, Balbo tempesta Roma con richieste di materiali. Sino ad oggi, telegrafa Balbo a Badoglio, delle armi, munizioni e materiali destinati alla Libia dal Duce non è sta arrivato nulla out quasi, cosicché per l'11 giugno certamente non saranno pronti. In sintesi, scrive Balbo al Comando Supremo, dei materiali promessimi dal Duce che rappresentano il minimo indispensabile non è giunta che una minima aliquota. Badoglio risponde così. Negli ambienti dello Stato Maggiore tedesco si parla di vastissimi preparativi per invadere l'Inghilterra e sembra che l'operazione abbia inizio nella settimana ventura. Metti le ali ai piedi a tutti. Le truppe che hai di fronte non sono abituate ai caldi del deserto. Ne avrai certamente ragione. 24 giugno. Quando Mussolini ordina a Badoglio di spedire questa lettera a Balbo, è stato da poche ore firmato a Roma l'armistizio tra Francia e Italia. La guerra sulle Alpi è finita. L'armistizio con la Francia assicura a Balbo la tranquillità a ovest, al confine tra la Libia e la Tunisia, colonia francese. Il giorno dopo, il maresciallo Badoglio, capo di Stato Maggiore Generale, riunisce il Comando Supremo. Ce ne parla lo storico Lucio Ceva. Nel giugno 1940, una volta caduta la Francia,
anche Badoglio si rende conto che forse l'unico teatro nel quale l'Italia potrebbe utilmente operare è proprio la Libia in direzione dell'Egitto. E a questo fine riunisce i capi di Stato Maggiore delle Forze Armate al Palazzo delle Ricerche il 25 giugno 1940, direi per improvvisare quei piani libici che si era rifiutato di studiare o di far studiare nei mesi precedenti. Badoglio comunica la volontà del Duce. Lo Stato Maggiore dell'Esercito deve studiare le possibilità di un'offensiva verso l'Egitto. Una decisa puntata italiana darebbe consistenza alle pretese del Duce sull'Egitto. Per la Gran Bretagna la situazione potrebbe divenire improvvisamente seria. Badoglio resta pur sempre nella prospettiva che la guerra debba consistere in un rapido approfittamento della vittoria tedesca sulla Gran Bretagna, vittoria ormai considerata acquisita e sicura. Tuttavia, e di questo bisogna dargli atto, capisce che probabilmente l'unico settore in cui forse si può tentare di cogliere un piccolo successo italiano da portare al tavolo della pace è proprio l'Egitto. Badoglio conclude. In Africa settentrionale non occorre mandare più uomini, occorre invece mandare materiali, munizionamento e aerei. Le decisioni sono sagge, concentrare in Libia tutti i pochi mezzi che si hanno, non gli uomini, perché ce ne sono già fin troppi. Il difetto di tutta l'operazione è nel fatto che essa non viene mantenuta, cioè le decisioni del 25 giugno non sono mantenute perché Mussolini di lì a poco tempo vuole una campagna contro la Jugoslavia, di lì a pochi giorni ne vorrà un'altra contro la Grecia e Badoglio non ha l'autorità o la forza per opporsi a questa visione priva di centro di gravità che Mussolini impone ai generali. Per il comandante in capo delle forze britanniche in Medio Oriente, generale Wavell, con l'uscita della Francia dalla guerra, i problemi si sono moltiplicati. Le forze francesi in Medio Oriente, con l'armata della Siria, i cui comandi hanno aderito al governo filonazista di Petain, potrebbero venire puntate contro i presidi inglesi nell'intero scacchiere medio orientale. Wavell chiede a Londra con insistenza uomini e materiali. Per il momento ottiene da Re Farouk d'Egitto di poter addestrare contingenti di truppe egiziane. Nell'ultima settimana di giugno, lungo il confine libico-egiziano, si intensificano le incursioni improvvise contro i presidi italiani di frontiera. Le ridotte Maddalena e Capuzzo, quest'ultima con 200 uomini, sono conquistate dagli inglesi, che si spingono più all'interno e catturano ufficiali superiori. Italo Balbo vuole studiare da vicino la sconcertante situazione, recandosi personalmente in volo sulle prime linee. Italo Balbo, veterano della Grande Guerra, quadrumviro della Rivoluzione, governatore generale, maresciallo dell'aria, va con i suoi bombardieri primo nell'azione come sempre. Ma il 28 giugno, nel corso di un'improvvisa puntata di controllo a Tobruk, l'aereo di Balbo viene colpito e precipita in fiamme. Per molti anni, alcuni hanno creduto che all'origine di questo avvenimento drammatico vi fosse la volontà di Mussolini. Ricordo perfettamente quel pomeriggio del 28 giugno quando le batterie della difesa antiaerea di Tobruk agirono contro l'aereo del governatore della Libia Italo Balbo e lo abbatterono. Eravamo reduci da un pesante bombardamento aereo che ancora una volta aveva messo a dura prova le nostre difese e le difese umane dei nostri uomini. La terra aveva lanciato nel cielo una enorme fumata rossa che impediva praticamente la visibilità al di là delle poche decine di metri. Questo era naturale data la particolare natura del terreno. A un certo momento si sentì il rombo di un aereo in avvicinamento. Fu immediata la reazione di tutte le mitragliere e le armi antiaeree della base, ivi compresa la San Giorgio ed ivi compresa anche la mia piccola ma efficiente mitragliera da 20 che avevo sistemato sulla torretta stessa. Questo era perfettamente naturale ed era nell'ordine delle cose, in quanto che non avevamo nessuna possibilità tecnica di distinguere fra aerei nemici e aerei nazionali, se non la visione diretta. Qui la visione diretta mancò completamente. Quando mi resi conto che questo aereo che sbucava da questa cortina di fumo rosso era nazionale e lo si vedeva dai fasci bianchi sotto le ali, feci cessare immediatamente il fuoco della mia mitragliera. Ma purtroppo molte altre armi della base continuarono e vidi l'aereo lentamente in fiamme dirigersi verso il costone opposto dove si abbatté.
Due giorni dopo, il 30 giugno, lo stesso capo di Stato Maggiore dell'Esercito, maresciallo Graziani, è inviato in Libia a sostituire Balbo. A Cirene, accanto alle rovine dell'antica città greco-romana, il nuovo governatore e comandante supremo della Libia stabilisce il comando tattico. Cirene dista appena 400 chilometri dal fronte. Nel Museo della Guerra di Londra è esposto al pubblico un eccezionale trofeo di guerra catturato dagli inglesi in Africa. È il vagone comando mobile usato nel deserto dal generale Bergonzoli, comandante del 23esimo corpo d'armata. Una sorta di confortevole roulotte da guerra con abitazione e uffici. Questa preda cadde in mani inglesi quasi intatta e fu adoperata dal maresciallo Montgomery quando assunse il comando dell'ottava armata inglese in Egitto. In vagoni comando di prima linea come questo, Graziani ricevette da Roma l'ordine di sferrare l'offensiva il 15 luglio. Graziani riluttava a un'operazione militare, forse perché non ne capiva il significato politico che Mussolini gli attribuiva e soprattutto perché si riteneva molto inferiore di forze. Graziani era convinto che gli inglesi avessero delle forze enormi e soprattutto le giudicava in termini di uomini, cioè giudicando ancora in termini di 30 anni prima, della precedente guerra. Pensava che i britannici avessero 250-300 mila uomini, cifre che essi non raggiungeranno mai. La guerra in Africa avrà altri caratteri. Le forze di cui disponeva il generale Wavell in Africa settentrionale non erano affatto ingenti, anzi, non si avvicinavano neppure lontanamente alle stime fatte da Mussolini. Inoltre, allo scoppio della guerra, il generale Wavell aveva il comando su di un'area vastissima che da est a ovest andava dall'Afghanistan alla Libia e da nord a sud partiva dall'Egitto e arrivava oltre il Sudan, un'area di estrema importanza economica per l'Inghilterra. 2.500 chilometri in un senso e più di 2.000 nell'altro. Le forze erano disperse su ben 9 paesi. Nel concetto di Mussolini, più attento ai futuri equilibri europei e considerando già la guerra vinta dalla Germania, la campagna africana è un momento, è una campagna, ma gliene prepara una in Jugoslavia, poi una in Grecia, quindi non concentra tutte le forze sull'Africa settentrionale. Per la Gran Bretagna, l'intero scacchiere del Medio Oriente era di importanza vitale, importanza che non era legata solo al controllo del canale di Suez, ma soprattutto all'esistenza dei giacimenti petroliferi. Senza poter disporre delle riserve di petrolio del Medio Oriente, la Gran Bretagna non sarebbe stata assolutamente in grado di proseguire la guerra. 12 luglio. Graziani scrive a Badoglio che il 15 si limiterà ad occupare Sollum, una ventina di chilometri oltre il confine. 14 luglio. Mussolini autorizza il rinvio dell'offensiva. La manovra limitata a Sollum non ha alcuna importanza strategica. 7 settembre. Badoglio telegrafa. Il duce ordina che la nota operazione abbia inizio lunedì 9 corrente. L'inizio dell'attacco sferrato dal maresciallo Graziani contro gli inglesi trincerati sul litorale e lungo il confine egiziano. L'aviazione si appresta ad appoggiare l'avanzata delle nostre divisioni con azioni di accompagnamento e di bombardamento. 13 settembre. L'offensiva di Graziani inizia con 4 giorni di ritardo rispetto al previsto. La preparazione è stata lenta, incerta e faticosa. Le grandi unità non avevano ancora raggiunto lo schieramento stabilito per l'attacco. I medi calibri delle formazioni avanzate hanno già aperto il fuoco di interdizione sulle posizioni nemiche. Nostra colonna celere lanciata verso Sollum. L'avanzata su Sollum si delinea favorevolmente sin dai primi movimenti. Al termine della seconda giornata, il 35esimo corpo d'armata ha percorso 40 chilometri. Alla fine del quarto giorno, le avanguardie della divisione 23 marzo raggiungono i pochi edifici di Sidi al-Barrani. Sono circa le ore 20 del 16 settembre. Ero tenente comandante della compagnia saariana Gadames e mi trovavo in marcia di trasferimento per raggiungere la sede di Agedabbia. Ad Agedabbia siamo stati passati in rassegna dal generale Graziani, il quale ha detto a tutti quanti gli intervenuti che ci saremmo fatta una passeggiata fino a Sidi al-Barrani. Eravamo l'unico reparto indigeno di libici. Siamo stati i primi
naturalmente a oltrepassare la frontiera e ad inseguire il nemico. Quindi noi dopo Sollum siamo andati direttamente fino a Sidi el Barrani senza incontrare alcuna resistenza, in quanto gli inglesi che si trovavano di fronte a noi, man mano che noi avanzavamo, loro pensavano a ritirarsi. I primi italiani che riescono a penetrare nell'abitato di Sidi el Barrani non sono due combattenti, soldati o ufficiali, ma sono due giornalisti, due inviati di guerra al seguito delle colonne di Graziani. I loro nomi, Gian Gaspare Napolitano e Lamberti Sorrentino. Lamberti Sorrentino era inviato del settimanale illustrato Tempo e del giornale quotidiano Il Telegrafo di Livorno, giornale del ministro degli esteri Galeazzo Ciano, che era anche genero di Benito Mussolini. Sorrentino, come si spiega questo arrivo di due giornalisti isolati a Sidi el Barrani prima delle truppe regolari? Siamo stati assegnati ad una colonna che andava verso Sidi el Barrani. A un certo momento Gian Gaspare, che un po' pesante, sudava straordinariamente, abbiamo trovato una duna profonda e dice: fermiamoci qui che stiamo mezzo all'ombra, ci riposiamo pochi minuti. Ci riposiamo pochi minuti? Saranno stati forse invece pochi minuti, saranno stati molti, non so. Ci alziamo in piedi e non vediamo più la colonna che avremmo dovuto seguire per andare a Sidi Barrane. Allora siamo stati presi dall'angoscia che noi eravamo stati lasciati dietro e ci siamo messi a correre, con tutto Gian Gaspare, dico, che era pesante. Noi correvamo nella direzione dove avevamo che deve essere Sidi Barrane, perché ci incontreremo con le truppe che evidentemente ci precedono. Invece arriviamo a Sidi Barrane, che qui c'è la fotografia, a Sidi Barrane e... Qui a Sidi el Barrani noi non troviamo nessuno, assolutamente nessuno. Non c'era che questo punto qui, dico, con la che c'era l'asta della bandiera inglese che è stata abbattuta, che avevano abbattuto prima di andare via. Ed avevano portato via gli inglesi da Sidi el Barrani, persino i chiodi, persino i fili elettrici, tutto. E Gian Gaspare Napolitano dice: siamo durante la strana condizione di dire, ma guarda un po' che cosa ti fanno le guerre. Dico anche questo, che due giornalisti italiani arrivano sul posto da conquistare prima delle truppe. Dico: no, non hanno importanza. Dico: senti, però, dico, è un avvenimento talmente straordinario che vale la pena tramandarlo. E allora fammi la cortesia, tu Gian Gaspare, mettiti in questo punto che io ti faccio una fotografia che voglio mandare al settimanale Tempo e dire: vedete, qui siamo arrivati prima delle truppe. Se non che la censura ha visto questa fotografia, che eccetera, è venuto a Roma lo sconquasso per quello che io avevo detto, che cioè a Sidi el Barrani erano arrivati due giornalisti e non le truppe. Lo sconquasso, e allora hanno mandato il capo dell'Istituto Luce a rifare la conquista di Sidi el Barrani con i bersaglieri e con la fanfara in testa. Dunque hanno voluto far vedere che invece era stato conquistato combattendo, e quindi è una delle imitazioni della guerra. Le colonne incalzano oltre i varchi aperti nel reticolato Graziani. I libici hanno preso contatto con l'avversario. Per Graziani, l'avanzata italiana su Sidi el Barrani rappresenta la massima penetrazione attuabile. Prima di pensare a obiettivi più avanzati, occorre una battuta d'arresto. Il nuovo fronte va consolidato e le posizioni raggiunte fortificate. A Sidi el Barrani ci siamo dovuti fermare, in quanto anzitutto perché avevamo assolto il primo compito, cioè quello della conquista di Sidi el Barrani. Secondariamente perché avevamo bisogno di riorganizzarci dal punto di vista logistico, specialmente in quanto mancava la strada per proseguire, mancava il rifornimento idrico per andare avanti e quindi mancava anche il resto di munizioni, eccetera, tutto il resto, e quindi dovevamo per forza fermarci prima di intraprendere l'ulteriore svalgio in avanti. Mancano 400 chilometri per arrivare ad Alessandria d'Egitto. Forse in poche settimane la conquista del Delta del Nilo potrebbe diventare una realtà. Resterà invece un miraggio. Davanti ai soldati c'è soltanto il deserto, dove le condizioni di vita sono difficili, quasi impossibili. Presto cominciò un calore premente, una specie di afa. E tutti, uno guardava l'altro, e questa era l'oasi, cioè un cerchio di per diametro un chilometro e mezzo, due, sotto una leggera falda d'acqua e qualche piccola
prodotto di questa terra per alimentare molto modestamente gli arabi. Poi lì si erano accampati dei soldati e ecco che mi si avanzò un soldato e disse: sono, guardi, non è successo niente, vede, sono ferito qui, alla guancia. E fece così, mi ricordo, la mano sinistra per toccarsela e notai che era senza la mano. E lui non se n'era accorto, che delle volte tale la... E allora guardò e disse: ma ho perso la mano. E subito aggiunse: e come farò a lavorare? Con i nostri bombardieri in Libia è segnalato un movimento di navi nemiche nel Mediterraneo occidentale. Le sorti della battaglia in Africa dipendono anzitutto dai rifornimenti che inglesi e italiani faranno giungere sui loro fronti. Si sganciano le bombe. La caccia ai convogli navali per l'Africa diventerà sempre più una vera guerra nella guerra. La nave è stretta in un cerchio di fuoco. Invano tenterà di modificare la rotta per sfuggire al tiro dei bombardieri. Il cerchio si stringe sempre più. È prossima la ferita mortale. La guerra dei convogli è condizionata dalla presenza, nel Mediterraneo centrale, di una minacciosa base inglese, l'isola di Malta. Nel porto di La Valletta si trova una parte della flotta britannica di stanza nel Mediterraneo. Le forze dell'asse bombarderanno a più riprese l'isola senza ridurla mai all'impotenza. Ma la conquista di Malta, determinante per gli esiti della guerra, non sarà mai tentata. Il raggio d'azione degli aerosiluranti inglesi di stanza nell'isola contro le navi italiane andava da un minimo di 130 a un massimo di 160 miglia marine. I canali di traffico dei convogli italiani di navi da guerra e mercantili diretti verso l'Africa erano in parte esterni al raggio d'azione degli aerosiluranti e in parte lo incrociavano. Il punto di partenza principale delle spedizioni di tutti i convogli era Napoli, anche se incidentalmente furono fatte qualche convoglio in partenza da altre zone. Da Napoli c'erano due soluzioni, una soluzione che passava a ponente, una rotta che passava a ponente della Sicilia e poi scendeva per Meridiano per andare a Tripoli. L'altra che passava viceversa dallo stretto di Messina a Levante di Malta per poi raggiungere Tripoli. Generalmente la rotta di ponente è stata adoperata per convogli lenti, mentre quella da attraverso lo stretto di Messina per convogli veloci. Si possono distinguere quattro fasi della guerra. La prima fase che va dall'inizio della guerra fino a circa giugno del 41, cioè circa un anno, grosso modo. Nel primo semestre addirittura le perdite furono quasi nulle. Nel secondo semestre si mantennero su un valore molto basso, cioè fino al 6-7%, non di più. Il secondo periodo è il secondo semestre del 1941. In questa fase Malta era stata notevolmente rinforzata e gli attacchi arrivarono ai convogli da tutte le parti, tanto forte che gli stati maggiori alleati decisero a un certo momento di fare l'operazione di Malta, cioè l'occupazione di Malta, che mise sotto pressione Malta a un punto tale che questi trasporti importantissimi furono potuti portare con delle perdite che si ridussero di nuovo al 6-7%, insomma, cioè con perdite veramente minime. La quarta fase, cioè il secondo semestre del 1942, fu terribile perché le perdite furono le peggiori verificatesi in tutta la guerra, dell'ordine di idee che va dal 25 al 35%. Reinforcements badly needed had arrived at last. From Britain, from India, from Australia and New Zealand. 8 ottobre, Alessandria d'Egitto. Ai primi contingenti britannici si aggiungono quelli provenienti dai domini coloniali inglesi, India, Australia, Nuova Zelanda. Queste immagini, tratte da cinegiornali inglesi e a tutt'oggi inedite, mostrano ciò che i soldati e gli ufficiali italiani di Graziani, dalle trincee di Sidi El Barrani, non vedono né sospettano. I rinforzi di uomini e materiali chiesti dal generale Wavell sono arrivati e continuano ad arrivare nel porto di Alessandria. Mandatemi cannoni, artiglieria anticarro e carri armati potenti, erano le richieste di Wavell a Churchill. Il nemico non potrà mai raggiungere il delta del Nilo con la fanteria, ma soltanto se avrà superiorità di mezzi corazzati rispetto a noi.
Le truppe di Graziani sono in realtà numericamente superiori. 56.000 gli inglesi, 80.000 gli italiani. Ma una moderna potenza industriale quale la Gran Bretagna riesce a immettere tempestivamente sul fronte mezzi e armamenti molto superiori per quantità e per qualità tecnologica. Con rapidità, sulla nuova linea ferroviaria, le truppe fresche vengono trasportate direttamente al campo fortificato di Marsamatru per l'addestramento alla guerra nel deserto. Il reggimento dei Cameron Highlanders, con le cornamuse in testa, è arrivato dalla Scozia. Il colonnello Peter Cochrane aveva il grado di tenente. Il mio è stato un bel salto. Da Inverness in Scozia a Liverpool e poi su una nave. Abbiamo circumnavigato l'Africa perché il Mediterraneo era impraticabile. Siamo sbarcati a Suez e poi da Suez ci siamo inoltrati nel deserto. Quando ebbe lei il primo scontro con il nemico? Il mio primo scontro con il nemico fu in ottobre. Attaccai un grosso accampamento in un luogo chiamato Mactilla. Dovevo assalire alcuni reparti della colonna Maletti, mi sembra. Che cosa accadde? Fu un fiasco. Attaccammo senza ottenere alcun successo. Riuscimmo a fare soltanto un prigioniero e a distruggere tre camion. Un altro testimone inglese, l'allora tenente carrista Davy. Generale Davy, che impiego ebbe il suo reparto? Ero comandante in seconda del mio reggimento, il terzo Ussari. Ero in un carro armato, non lontano da una posizione italiana chiamata Nibeiva. In dicembre il generale O'Connor decise di passare all'attacco per ricacciare gli italiani dall'Egitto. Questo era l'obiettivo. Per essere ben sicuri che l'operazione rimanesse segreta e non cadesse alcuna informazione nelle reti spionistiche di Alessandria o del Cairo, noi ordinammo fin dal novembre una gran cena di Natale per tutti i soldati. Non era impresa da poco. Bisognava preparare oche, tacchini, prosciutti e tutte le specialità della nostra tradizione natalizia. Io, quando scattò l'offensiva, mi stavo portando con il mio reggimento di carri oltre la linea del fuoco per tagliare la ritirata al nemico. L'avvicinamento alle linee italiane venne fatto di notte, in gran silenzio. Il polverone sollevato sarebbe stato certamente visto di giorno dagli aerei. Io non vidi con i miei occhi come avvenne l'attacco perché ero 5 miglia lontano. Che tipo di collegamento avevate con i comandi? Noi dipendevamo completamente dalla radio per comunicare. Non tutti i nostri carri avevano la radio, ma ogni comandante di compagnia l'aveva nel proprio carro. Inoltre, il comando di reggimento era in continuo contatto radio con il quartier generale della brigata corazzata. La mia era la settima. La vita nei carri M11 era molto sacrificata, in quanto questi carri sono stati i primi costruiti in Italia e non erano ancora definiti perché mancavano di radio. Avevano il cannone in casamatta, non avevano i filtri adatti per l'ambiente desertico. Il carro si riscaldava, non c'era una buona aerazione, alle volte la lamiera bruciava e quindi il personale era in condizione di grande disagio. Per i collegamenti c'era un gran problema perché il comandante di compagnia, il comandante di plotone dovevano ricorrere a delle segnalazioni con delle bandierine rosse, bianche, verdi, gialle, a seconda quello che era stato già predisposto da un piccolo codice, da un piccolo sistema nostro di comunicazione.
Questo qua esponeva il personale, specialmente il capocarro, il comandante di plotone, esponeva a uscire dal carro, a esporsi nella torretta e quindi soggetto a tiri avversario. Britain has struck and struck hard. È il 9 dicembre 1940. L'offensiva degli inglesi è iniziata nella notte. La tattica è quella dell'attacco a sorpresa con la massima violenza da parte di tutte e tre le armi, marina, aeronautica e esercito. Un brevissimo concentramento d'artiglieria ha preceduto l'azione delle colonne corazzate. Gli inglesi si muovono nel deserto come se fossero in mare, con movimenti rapidi, non frontali, e puntando alla creazione di sacche isolate l'una dall'altra. È questa la nuova strategia del deserto, che verrà usata anche nelle fasi successive della campagna in Africa settentrionale. Il primo caposaldo ad essere investito dai carri armati pesanti e dalla fanteria è l'accampamento del generale Maletti. Here it was that General Maletti's mobile striking force met with its dismal fate. I 28 carri italiani M11 del secondo battaglione sono cannoneggiati e incendiati mentre ancora scaldano i motori per contrattaccare. In pochi minuti restano sul terreno 1300 tra morti e feriti. I morti inglesi sono 56. Il generale Maletti stesso esce dalla sua tenda in pigiama e spara all'impazzata. Viene falciato dal fuoco dei carri nemici. La notte dall'8 al 9 di dicembre del 40 l'ho trascorsa senza chiudere un occhio, in quanto sono stato attratto da rumori lontani di cincoli e di mezzi, corazzate meccanizzati. Subito dopo si sono rivestati contro il nostro piccolo raggruppamento che si trovava un po' distaccato. Lì c'è stata una grande battaglia. Si vedevano reparti libici che contrattaccavano i reparti indiani alla baionetta. Noi non potevamo più resistere, quindi abbiamo ripiegato verso la seconda divisione invece. Lì ci siamo sistemati a difesa e siamo stati per un'ora a sparare nell'intento di respingere questi inglesi e questi indiani che d'altra parte ci venivano ormai da tutte le parti, sia da sud, da nord e da ovest. Per cui alle 17.30 siamo stati costretti tutti quanti ad alzare le mani. Io ho alzato le mani e avevo la pistola in mano e a un certo momento c'è stato un graduato inglese che è venuto, non mi ha tolto la pistola, mi ha tolto l'orologio di qua, la pistola mi è rimasta in mano. Sono rimasto prigioniero e ho seguito le sorti di tutti gli altri prigionieri che sono andati a finire in India e sono lì rimasti 6 anni. 11 dicembre. Alla fine del terzo giorno di offensiva nemica, gli italiani hanno perso almeno 40.000 uomini. Quasi tutti i 40.000 sono caduti prigionieri in mani inglesi. I cannoni perduti sono 400, in gran parte riutilizzabili subito dal nemico. Noi carristi poi abbiamo proseguito la nostra marcia lungo la costa e a Bugbug abbiamo subito un attacco da una posizione italiana molto forte, tenuta da un nucleo della divisione Camicie Nere. Provenivano dal sud, da 15 miglia a sud. Il nostro squadrone di carri leggeri venne quasi distrutto. La posizione italiana era tenuta da una dozzina di cannoni che coprivano il fianco orientale e da un'altra quarantina rivolti a sud. Quasi tutti gli uomini di queste postazioni poi morirono sul campo dopo essersi battuti con molto coraggio. Il nostro bottino fu di circa 56 cannoni efficienti, mi pare, e catturammo 4.000 prigionieri.
Non si erano mai visti così tanti prigionieri in seguito a una sola breve battaglia. Queste immagini, tratte da cinegiornali inglesi, testimoniano la fragilità di un apparato militare, di un comando strategico, inadeguati a una guerra di movimento condotta con mezzi potenti. Il sacrificio e la sofferenza di questi soldati italiani e libici non hanno bisogno di alcun commento. Per molti, la prigionia viene come una liberazione, dopo giorni e giorni di atroci combattimenti e di sofferenze fisiche, quali il supplizio della sete. La prima fase dell'offensiva è limitata alla riconquista di Sidi El Barrani e delle zone limitrofe, fatte fortificare da Graziani. Dopo pochi giorni, i movimenti proseguono verso Sollum e Bardia. Wavell non dà tregua a Graziani. I soldati inglesi si fanno riprendere in posa davanti a un monumento eretto in stile fascista per commemorare la marcia vittoriosa di Graziani verso la valle del Nilo. Gennaio 1941. Gli inglesi iniziano l'attacco decisivo alla piazzaforte di Bardia con un violento bombardamento navale. All'interno della piazzaforte, che dista soltanto un centinaio di chilometri da Tobruk, sono assediati 45.000 uomini al comando del generale Bergonzoli. La risposta dell'artiglieria italiana non riesce a far fronte alla violenza dei grossi calibri inglesi. 3 gennaio. Bardia è investita da un fuoco incrociato, oltre che dal mare, anche da terra, e inoltre da violenti, incessanti bombardamenti aerei. La piazzaforte viene ridotta a un unico spaventoso rogo. Successivamente, i carri armati aprono una breccia nella cinta difensiva e da questo varco passano i carri pesanti seguiti dalla fanteria, che dilagano a ventaglio, rastrellando ogni angolo della piazza. Dopo 3 soli giorni, Bardia è costretta alla resa. Le ultime difese della piazzaforte si arrendono nella notte del 5 gennaio. Verso il mezzogiorno del 5 gennaio arrivano al quartier generale inglese le cifre dei prigionieri già catturati. Tirate le somme, risultano caduti in mani inglesi almeno 30.000 uomini. Solo il comandante della piazza, generale Bergonzoli, figura nota e popolare sia tra le file italiane che tra le file inglesi, con alcuni alti ufficiali, è riuscito ad evitare la cattura fuggendo a piedi verso Tobruk e Bengasi, occultandosi durante il giorno. Un'impresa avventurosa e drammatica. Con il procedere dei rastrellamenti, i soldati italiani catturati a Bardia crescono e superano i 40.000. Vengono imbarcati sulle navi immediatamente e trasferiti verso campi di prigionia in Africa, in India, in Australia e in Gran Bretagna. È nell'azione su Bardia che gli inglesi collaudano sul campo le straordinarie capacità distruttive della loro arma più nuova e micidiale, il carro armato pesante Matilda. Eccolo tra i mostri della guerra moderna, nel Museo dei Carri Armati in Inghilterra. La sua scheda: 26 tonnellate contro le 3 e le 11 dei carri italiani, cannone da 40-35 in torretta girevole con 93 colpi, mitragliatrice anche su torretta con 2.925 colpi. Ma io credo che è un effetto che si può paragonare solo a quello che hanno fatto gli elefanti di Pirro sui Romani alla battaglia di Raclea nell'antichità. Terrorizzante, questi mostri enormi, completamente corazzati. Gli artiglieri italiani, quando vedevano che il proiettile da campagna, da 75 o anche da 105, sparato sulla corazza frontale del carro non faceva effetto, si persero d'animo. Come waltzing Matilda with me. Oh.
down came a jumbuck to drink at that billabong. Up jumped the swagman and grabbed him with glee. And he sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. Professor Pitt, l'esercito britannico utilizzò il materiale italiano catturato. Gli inglesi non usarono né i fucili né i carri armati italiani. Vennero invece utilizzati almeno 2000 camion italiani, Lancia e Fiat. Se l'esercito britannico non avesse potuto disporre di quei mezzi, non sarebbe stato possibile portare a Tobruk le 6 divisioni australiane che conquistarono in pochi giorni la piazza forte. Capitammo a Tobruk verso la 15-20 di dicembre, ormai si avvicinava il Natale, la piazza forte venne circondata perché gli inglesi ormai erano arrivati a chiudere la Balbia, quindi la piazza forte era isolata e certamente il primo Natale di guerra fu un po' il preludio, diciamo, di quella fine che poi abbiamo fatto, che è stata la prigionia. Il quarto carrista è arrivato a Tobruk decimato a causa dei precedenti combattimenti, decimato e ridotto a una ventina di carri medi M11, la massima parte inutilizzabili, solo pochi carri hanno potuto operare, però al limite molto stretto, a qualche chilometro di distanza, perché erano semi-efficienti. La maggior parte furono interrati e potevano reagire solo con le armi di bordo. I reparti erano in condizioni, diciamo così, molto stremate, consumati da 6 mesi di deserto, senza un cambio, senza pezzi di ricambio, senza nafta, senza l'ira di Dio. Una volta mi è arrivato fino anche un rifornimento di acqua al posto di nafta. Non c'erano armi, non c'era né preparazione morale né tecnica. E come si può fare una guerra se le guerre sono tutte ingiuste per noi? Quella ingiustissima, i nostri ragazzi che andavano là verso il nemico senza potersi bene difendere, come in certi momenti avrebbero e come voluto. Un periodo molto tristezza ci invadeva ad osservare soldati non preparati, come fanciulli mandati là, ero per dire alla sbaraglia, ma devo dire al massacro. Sono centrati in pieno. Gennaio, Tobruk. Appena 2 giorni dopo la caduta di Bardia, il cerchio intorno a Tobruk si è chiuso. L'artiglieria nemica ha iniziato i tiri di disturbo sulla piazza forte. Il tiro dei cannoni proseguirà senza soste per 10 giorni, ininterrottamente. Si riconosce bene il nuovissimo cannone inglese da 88, a rapida frequenza di tiro, montato su pneumatici. La gittata supera i 13 chilometri. Le nostre batterie reagiscono nel limite delle loro possibilità. Le ore di Tobruk sono contate. La tragedia sta per concludersi. E arrivò un tenente romagnolo, era di Imola. Toccai il polso, non si sentiva. Era tutto sfracellato nelle gambe. Mi fece cenno che voleva che io gli parlassi in modo segreto, confidenziale. Io mi avvicinai l'orecchio alla sua bocca e lui mi disse, anche con voce ferma ancora, dimmi, e mi guardò in maniera quasi di sfida, che non temessi, sono per morire, mi domandò. E io gli risposi, presi coraggio, gli dissi, sì. Lo guardai in attesa e lui allora mi disse, non credere che perché mi hai detto questo che ho paura, io ti domandi per questa ragione della paura. Ma io già prima, quando partii per la Libia, per la guerra, mi ero proposto di battezzarmi, non sono battezzato. E allora si formò un silenzio veramente arcano. Forse in quel momento appunto c'era
l'idea, come posso dire, dell'eternità, della morte, che tutti si deve morire, guerra o non guerra. E questo cassiere, questo tenente, fermo, deve essere un tipo coraggioso, mi guardava. E allora io, in questo silenzio che si era formato, come posso dire, assoluto, dissi le parole che mi vennero spontaneamente. E mi sembrò di dire: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E subito dopo gli aggiunsi: sei battezzato. Mi ricorderò sempre il sorriso che mi rivolse questo giovane, aveva su per giù la mia età, 32, 34, 35 anni. 21 gennaio, ore 7:30 del mattino. È il momento decisivo dell'assedio di Tobruk. Le forze australiane riescono ad aprire una breccia nel perimetro difensivo della piazza forte. L'attacco era iniziato un'ora e mezzo prima, dopo un incessante martellamento aereo durato tutta la notte. Dal varco l'irruzione dei carri armati, seguiti dalla fanteria, si allarga a ventaglio su tre colonne, come è accaduto per Bardia. Beh, noi eravamo un po' distanti dall'abitato di Tobruk, perché Tobruk era molto indietro rispetto a noi, la parte metropolitana, se così si può dire, di Tobruk. Noi eravamo vicino al bivio dell'Adem, e lì dove poi c'è stato l'attacco maggiore da parte del nemico, dove una grandine di fuoco, di bombardamenti, di aerei terrestri, eccetera, in mezzo a tutto questo tremendo ambiente, ci sono stati degli episodi veramente commoventi, perché io ho visto, vicino a me c'era un plotone di bersaglieri che era stata mandata per fare un piccolo contrattacco. Appena sono usciti fuori dal ciglione sono stati falciati da tiro nemico e ne ho visti cadere la gran parte stesi a terra, e poi non so che fine hanno fatto. È stato il sacrificio, l'ardore che hanno avuto di combattere fino allo stremo delle proprie forze, fino a che, circondati da ogni parte, ebbi io, che stavo in una posizione vicino al comando di reggimento, l'ordine di incendiare tutto, officine, mezzi, tutto quello che poteva essere incendiato, e di correre immediatamente al comando di reggimento, perché il comandante non voleva assolutamente che la bandiera del quarto carristica cadesse in mano avversaria. E allora, sotto il grandinare dei bombardamenti aerei, sotto il buon cannoneggiamento, sotto l'ira di Dio, di fuoco e di mezzi che esplodevano da tutte le parti, noi, sull'attenti, salutammo la bandiera del quarto carristica che si bruciava. Dico noi, ricordando tutti quelli che in quel momento erano con me. Alle 13:30 viene catturato il comando del settore orientale. Alle 15:30 cade il caposaldo centrale, Eladem. Alle 18:30 cade il comando della piazza. L'incrociatore San Giorgio cerca di contrastare disperatamente l'ingresso del nemico nell'abitato di Tobruk con i suoi cannoni da 254. Ammiraglio Nifetti, non avete mai pensato di prendere il mare con l'incrociatore San Giorgio in quegli ultimi giorni? Questo di prendere il mare, di combattere in mare ed eventualmente di raggiungere il nostro paese e le nostre famiglie è stato il desiderio assillante di tutti noi. Purtroppo gli ordini superiori, reiterati fino all'ultimissimo momento, l'hanno impedito, in quanto che il comando superiore della Libia pensava che un allontanamento della San Giorgio poteva influire sul morale delle truppe a terra. Che cosa accadde nelle ultimissime ore? Le ultime ore sono incise nella memoria veramente a momenti di fuoco, in quanto dovemmo decidere di affondare la nostra nave. Era nella notte fra il 21 e il 22 di gennaio. Noi vedevamo i bivacchi delle truppe inglesi che misteriosamente avevano fermato proprio in quella notte il loro attacco e non si erano avvicinate alla base navale stessa, dove ancora vi erano molti depositi
e molte attrezzature efficienti. Sul cadere della notte, il comando di bordo, d'accordo col comando della base navale, decise di autoaffondare la nave. Intorno a questo rogo del San Giorgio avveniva l'inizio dell'ultima penetrazione delle truppe inglesi, di cui fui testimone diretto dopo l'esplosione della San Giorgio, in quanto che passai tutta la mattina del giorno seguente, del 22, nella mia torretta per effettuare le distruzioni che già il comando della base navale aveva effettuato in tutte le apparecchiature e depositi di sua competenza. Essendo vicino al comando centrale della difesa antiaerea, mi unì agli uomini della difesa antiaerea e fummo catturati insieme da un reparto australiano. Alcuni reparti italiani della piazzaforte continuano una tenace resistenza fino al giorno 23 gennaio. Tra i difensori, quelli che non sono morti combattendo vengono fatti prigionieri. Nessuno riesce ad aprirsi una via di scampo verso Derna. Il disastro italiano in Marmarica e Cirenaica si conclude il 7 febbraio 1941 a Bedafom. I reparti della 7ª divisione corazzata inglese, tagliando l'arco cirenaico per il deserto, chiudono la strada alle forze italiane, che si ritirano caoticamente lungo la litoranea. Questo è il documento filmato, finora mai venuto alla luce, della cattura del generale Bergonzoli, che era riuscito un mese prima a fuggire da Bardia nelle ultime ore dell'assedio. La radio inglese annuncia: Barba Elettrica, soprannome del generale, è stato finalmente catturato. In due mesi le perdite italiane sono state circa 5.000 morti, 130.000 prigionieri, un migliaio di cannoni, centinaia di carri. Per gli inglesi le cifre sono 476 morti, 1.225 feriti, 43 dispersi. Le notizie dagli altri fronti di guerra sui quali i soldati italiani si trovano contemporaneamente a combattere non sono meno tragiche. Per mascherare il gravissimo scacco militare subito in Cirenaica, di cui nessuno parla in Italia, la propaganda fascista esalta la vicenda della guarnigione isolata dell'oasi di Jarabub. Jarabub è un piccolo caposaldo di nessun rilievo strategico, difeso da 1.300 uomini nell'interno del Sahara libico, lungo il confine egiziano. Gli stabilimenti di Cinecittà producono un film celebrativo, interpretato dai più noti attori del momento. Tra i viveri e la posta dell'ultimo lancio da un aereo, i difensori di Jarabub trovano un messaggio del generale tedesco Erwin Rommel. Invio il mio saluto e i sensi della mia stima e ammirazione agli eroici difensori di Jarabub. Continuate a lottare strenuamente, tra poche settimane saremo tra voi. Quando ci fu il grande disastro di Graziani, che cosa accadde nei vostri reparti? Noi eravamo in Tripolitania e arrivò la voce, si seppe che gli inglesi avevano oltrepassato Agedabia, erano già a Misurata e li aspettavamo. Quella vicenda stavamo per finire prigionieri. La vicenda si concludeva così, tutti su per giù, in attesa, quasi da un'ora all'altra. Quando invece una notte, appena venuta calata la sera, si accesero tutte le luci del porto di Tripoli a giorno e con la massima calma sbarcarono i tedeschi e la mattina sfilarono davanti al castello di Tripoli, per caso ero andato a Tripoli con i guanti bianchi e lì si videro carri armati, i cannoncini anticarri, di tutto che non avevamo mai visto, dato il nostro disarmo, e loro si avviarono verso il nemico, ci guardarono quasi con benevolenza, come dire ora facciamo noi, e non sapevano in che guaio li stavamo mettendo. Camerata Richard, benvenuto, posa il sacco, si scivola, bada, il nemico è al di là della strada. Nonostante il massiccio intervento dei tedeschi e il sacrificio di decine di migliaia di soldati, la guerra in Libia, dopo due anni di alterne vicende, sarà definitivamente perduta per l'Italia nel maggio 1943.